Mi chiamo Tiziana Tellini, nella vita faccio l'infermiera, lavoro da più di 30 anni e da 25 anni sono il coordinatore infermieristico del pronto soccorso e dell'area d'emergenza dell'ospedale di Palmanova. E io, un po' come tutti i cittadini di questa regione, mi sono trovata negli ultimi anni a vivere direttamente nella quotidianità gli effetti delle varie riforme e dell'attività politica che c'è stata in questi anni per la nostra regione. E come molti di voi, mi sono trovata già a partire dall'anno scorso a cominciare a riflettere seriamente su quale sarebbe stato il mio voto per queste elezioni regionali e a chi darlo, a chi dare la mia fiducia. Così, guardandomi un po' in giro, sono venuta in contatto con un gruppo, i Manovali per l'Autonomia, un gruppo nato vicino a me, insomma, dove io abito, a Ialmico, dove abito e lavoro. E il gruppo che nasce proprio dall'esigenza del territorio, di un gruppo di cittadini, per iniziare a far sentire la nostra voce. Per far comprendere quali sono gli effetti delle politiche sui cittadini. E quindi, quando sempre i manuali per l'autonomia mi hanno chiesto se ero interessata a candidarmi, ho detto perché no. Trovare delle persone a cui dare la propria fiducia al giorno d'oggi è molto difficile. Noi, Patto per l'Autonomia, siamo un movimento nuovo, ci piace chiamarci patto e non partito. Nell'etimo della parola partito sta il significato di divisione, mentre noi siamo un patto fra i cittadini e i suoi rappresentanti, che nella fattispecie sono un nodo di tre entità che si sono unite per questo progetto, un progetto di patto per l'autonomia, un progetto di cittadini che vogliono lavorare per la loro regione e dare una possibilità a questa regione di riprendersi dalla situazione difficile in cui ci siamo venuti a trovare. Quali sono i punti fondamentali del programma di Patto per l'Autonomia? Il patto per l'autonomia parte proprio dal territorio e raccoglie le istanze dei cittadini, partendo da quattro direttrici, da quattro elementi. Prima di tutto, ricostruire l'interesse dei cittadini per la vita politica, per la vita democratica. E, in quanto siamo abbastanza fiduciosi che il cittadino che vive ogni giorno la realtà territoriale sia quello che riesce meglio a portare avanti l'istanza del territorio, ma non un'autonomia chiusa a se stessa, ma un'autonomia aperta che permette la nostra regione di essere non soltanto unita in tutte le sue, nei suoi elementi e le sue peculiarità, quindi la sua specialità e specificità, con il suo multilinguismo, più che bilinguismo, con le sue varie caratteristiche, ma una regione che sia nello stesso tempo all'interno del sistema Italia, ma soprattutto un nodo all'interno del sistema Europa. Proprio per le sue caratteristiche geografiche di dove si trova, è un ponte che non sia solo il ponte di chi passa attraverso la regione, ma sia proprio un ponte di collegamento per dare un futuro e una risposta. Quindi, entrando più nello specifico del programma, sicuramente le riforme che ci sono state negli ultimi anni hanno fatto sentire il loro impatto sui cittadini. Ma mettere mano alle riforme prevede che ci siano delle risorse da investire. Quindi rivedere è fra i nostri primi obiettivi, rivedere il patto, i due patti, il patto prima Tondo-Tremonti e il patto poi Serracchiani-Padoan. E di quanto il Friuli Venezia Giulia versa allo Stato italiano per compensare il debito pubblico. Noi pensiamo che invece questi soldi siano molto più utili e più impegnarli
proprio in quelli che sono i servizi e quello che sono i progetti propri regionali per poter dare una svolta e poter ripartire. Da qui ovviamente la necessità di rivedere principalmente, e mi tocca in prima persona perché lo vivo ogni giorno, la riforma sanitaria. C'era bisogno di una riforma sanitaria, c'è bisogno di una riforma sanitaria perché sono cambiati i bisogni dei cittadini, ma così come è stata portata avanti non funziona, semplicemente non funziona. Abbiamo perso molte delle nostre eccellenze, c'è bisogno di rivedere e di cominciare a ricostruire proprio perché il know-how per poter portare a casa i risultati, se ce l'avevamo 10 anni fa, possiamo avercelo ancora. E quindi tornare a investire sui professionisti di questa regione per poter di nuovo portare la qualità del nostro servizio sanitario regionale lì dove è giusto che sia. Rivedere l'organizzazione degli enti locali, la riforma delle UTI, ma rivedendo anche qual è la funzione della regione. Abbiamo avuto la chiusura delle province con un trasferimento di tutti i dipendenti in regione, mentre negli enti locali non ci sono i dipendenti per portare avanti i servizi che servono ai cittadini. Questo lo so anche perché io sono consigliere comunale nel comune dove abito, a San Vito al Torre, e quindi capisco molto bene i problemi che ci sono nei piccoli comuni. Ovviamente andare a rivedere le infrastrutture per quanto riguarda la potenzialità dei nostri territori per il grosso problema che abbiamo di un sistema di migrazione e immigrazione, se vogliamo definirlo, nel senso che abbiamo visto la perdita di molti giovani, di giovani laureati, che se ne vanno dalla nostra regione. Quindi prepariamo una classe, se volete anche una classe dirigente, sono laureati, investiamo denaro a far crescere i nostri giovani che però poi si vedono costretti ad andare via. Quindi dobbiamo rivedere noi, le nostre politiche per far sì che i nostri giovani rimangano, sia possibile dargli lavoro nella nostra regione e quindi assieme crescere per ritornare ad avere un'economia forte, ma forte nel territorio. Per quanto riguarda l'ultimo asse, l'ultimo problema che sentiamo molto vivo nell'area isontina, è sicuramente il problema del lavoro. Lavoro che in questo momento, in maniera particolare anche nell'area del Monfalconese, noi vediamo che infrastrutture economiche sono in mano alle multinazionali che non permettono di conseguenza una convivenza, perché non hanno interesse a convivere, con quella che è la piccola impresa del territorio e quindi con quello che può essere la possibilità di crescita economica delle piccole imprese, che erano e sono la base in un territorio come il nostro dell'economia. Non solo, ci sono da rivedere, ad esempio, i corsi che vengono fatti per le persone disoccupate. Noi abbiamo diversi cittadini che sono disoccupati e fra le possibilità che vengono messe in piedi da questa regione ci sono dei corsi professionalizzanti, corsi però che hanno dimostrato di avere diverse lacune, di solito sono aspecifici e completamente scollegati da quelle che sono le esigenze dell'economia del territorio. Quindi rivedere per questo strumento per poter dare più possibilità ai cittadini di questa provincia e di questa regione di un nuovo reinserimento nel mondo del lavoro.